Siamo pronti per iniziare il primo dei soliti 8 esercizi. Come sempre dureranno 30 secondi, quindi sempre avere un cronometro a portata di mano. Allora, come vi ho detto, siccome siamo al parco, gli spazi sono più ampi, faremo degli esercizi un po' più dinamici. Quindi come primo esercizio abbiamo pensato di posizionare due palloni più o meno a 4-5 metri di distanza e i bambini dovranno per 30 secondi passare da un pallone all'altro e quando si troveranno in mezzo troveranno me con questo manico di scopa meraviglioso e dovranno o passarci sopra se lo tengo basso o passarci sotto se lo tengo in alto. Bambini, sembra abbastanza chiaro, uno da una parte, vai, e uno dall'altra. Per 30 secondi, mi raccomando, io potrei essere cattivissimo. La regola è sempre quella, dura 30 secondi, se i bambini sono stanchi ci si può fermare prima, se hanno voglia di farlo per più tempo, che lo facciano. Pronti bimbi? 3, 2, 1, via! Ops! Passare dietro i palloni, così. E poi l'ostacolo può cambiare all'improvviso. Forza! Siete quasi a metà, si può anche accelerare. Attenzione qui, attenzione! Se si prende uguale, via, via! Gli ultimi 10 secondi, forza! Quarto gli ultimi 10 secondi! Quarto gli ultimi 10 secondi! Dai, l'ultimo lato! Ultimo salto gigante! Ultimo salto gigante! Bravissimi! Bravissimi! Primo andato! Eccoci qua pronti per il secondo esercizio. Vi faremo lavorare sugli addominali. Sarà un esercizio un po' cattivello. Ora ve lo faccio vedere io, poi saranno loro chiaramente a farlo sugli asciugamani. Si tratterà di stare, tecnicamente si chiama un plank, ok? Con le braccia all'altezza delle spalle. Per 20 secondi lo facciamo durare di meno. La difficoltà dei bambini sarà quella di far passare il bastone e alternativamente alzare prima un braccio e poi l'altro. Siccome ci rendiamo conto che è un po' più complicato, lo facciamo magari durare un po' di meno e se i bambini non riescono a far passare il bastone, pazienza. Sempre 20 secondi, questa volta 20 secondi. Siamo pronti bambini? In posizione. Mi raccomando, le braccia sotto le spalle, un po' più indietro, Fede sei perfetto. 3, 2, 1, via. Attenzione, Angie, un braccio, brava. Secondo, Fede, 1, 2, ok. State lì e fermi, Angie, sul culetto. Tu sedere, vai Fede. Su, 1, 2, 3, 4, bravi. Dai, facciamolo altri 5 secondi, l'ultimo Angie, vai. 1, 2, 3, bravissimi, bravi tutti e due. Pronti per il terzo esercizio? Allora, usiamo le gambe, faremo un salto. Usiamo gli addominali per spostare le gambe indietro e richiamarle. Ve lo faccio vedere che forse è più semplice. Si fa un salto, si scende, si appoggiano le mani davanti alle ginocchia, si va indietro con le gambe, si richiamano le gambe e si salta. Chiaro. Tutto chiaro? Sì. Quindi quattro movimenti, facciamoli piano piano i movimenti. Giù con le braccia, indietro le gambe, avanti le gambe e un salto. Ok? Sempre per 30 secondi. Pronti? Sempre 30, se sono 20 è uguale. Pronti? Si parte col salto, Attenti, via! Hop. Ok, braccia, gambe dietro, gambe avanti, salto. Bravissimi, vai! 1, 2, 3, 4, bravi! 1, 2, 3, 4. Forza, bravissimi. Hop. Brava Angie, vai, dietro, avanti, brava. Vai Fede, tenete anche gli addominali quando andate dietro, bravissimi. Dai, 5 secondi, l'ultimo Angie, l'ultimo sforzo. Dai che ce la fai, l'ultimo. Bravissimi. Esercizio numero 4, torniamo un po' a correre. Allora, palloni a 4-5 metri di distanza, sempre. I bambini partiranno uno da una parte, uno dall'altra. Dovranno scambiarsi la posizione e quindi andare nell'altro pallone. Ma prima di ripartire dovranno fare, dopo il primo lato, un po' di skip, 2-3 secondi. Dopo il secondo lato, un po' di jumping jack, sempre 3 secondi di jumping jack. Tutto chiaro? Sì. Uno da una parte, vai, uno dall'altra. Si parte con la corsa, quindi dopo il primo lato, tutti e due, un po' di skip. Dopo il secondo lato, un po' di jumping jack. È chiaro? Ok. 3, 2, 1, via! Un po' di skip? Un po' di più, Angie, 3 secondi, vai! 1, 2, 3, via! Di là! Vai, Fede!
Dai che siete quasi a metà, ancora skip. Su quelle ginocchia te con quello skip. Forza, 1, 2, 3, forza gli ultimi 10 secondi, due lati avete finito. Un po' di skip, 1, bravo Fede. Vai l'ultimo, ultimo jumping jack. 1, 2, grandi, bravissimi. Esercizio numero 5. Facciamo un po' di flessioni e un po' di addominali, vi faccio vedere come. Allora, si parte, una flessione e un braccio sulla spalla opposta. Flessione e braccio sulla spalla opposta. Flessione e braccio sulla spalla opposta. Ammetto, è un po' difficile, ma i bambini riescono a farlo. Chiaramente non li faremo lavorare 30 secondi, ma è un esercizio che andrà a ripetizione. A ripetizione, quindi possono farlo 6 volte se riescono, 8 il massimo. E c'è anche una variante. Per le bambine o per i bambini un po' più piccoli rispetto a Fede, invece di farlo con le gambe, con i piedi, con le punte dei piedi appoggiate dietro, si sta in ginocchio Angie, piedi incrociati, fai lo stesso movimento, ok? Partendo da questa posizione che è più semplice. Forza! 6 ripetizioni, Angie, 6, va benissimo, anche 4, va bene. 3, 2, 1, via! Ok, 1, 2, brava Angie, vai! Profe, 3, 4, facciamone 6, 5, vai Fede, 6, direi che può bastare, addirittura, 7, vai Fede, 8, ok, a posto così. Esercizio numero 6, ci rimettiamo giù con le braccia stese, è un altro plank, quindi lavoriamo un po' per gli addominali. Questa volta siamo fermi, l'esercizio è portare alternativamente un piede il più vicino possibile alla mano. Non lo facciamo dinamico, lo facciamo prima uno o poi, e poi l'altro, con calma, senza esagerare. Se il piede va qui va bene, se riusciamo a portarlo più avanti va bene lo stesso, se ne facciamo due va bene, se ne facciamo quattro va bene, quando ci stanchiamo ci fermiamo. L'obiettivo è farlo 8 volte Fede, se riesci, quindi 4 da una parte e 4 dall'altra. Se ti stanchi, che può capitare che un bambino si stanchi o non riesca a fare l'esercizio, non c'è problema, ci si ferma e si fa quello dopo, ok? Ok. Posizione, ci mettiamo giù così, le braccia sempre sotto le spalle, Fede un po' più indietro, Angie un po' più indietro, ok? Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravi! 7, 8, ok! Bravissima! Brava, basta! Non lo voleva fare prima, adesso ne sta facendo 12, basta, andiamo al prossimo. Esercizio numero 7, siamo quasi arrivati alla fine. Allora, lavoriamo per le gambe, facciamo degli affondi, questa volta per tenere l'equilibrio, una palla o qualunque cosa avete, sopra la testa, quindi braccia sopra la testa, con le gambe più possibile tese, e facciamo degli affondi, avanti, un destro e un sinistro, ok? Tutto chiaro? Le braccia più possibili dritte sopra la testa. L'obiettivo è farne 5 da una parte e 5 dall'altra, quindi in totale 10, ok? La cosa importante, palla sopra la testa, aspetta Angie, devo dare il via e cercare di andare perfetto, di non far andare il ginocchio troppo avanti, ok? Più avanti della punta del piede. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, Angie dritto col piede. 3, 4, dritte le mani se ce la fate, dritte le braccia, 6, 7, bravi, 8, dai Angie, gli ultimi due, se non ce la fai si smetti, non succede niente, eh? Vai Fede, l'ultimo, ok, perfetto. Ragazzi, siamo alla fine, ultimo esercizio, sempre dinamico, quindi si corre per l'ultima volta. Allora partiamo, mettiamo giù, noi abbiamo questo manico di scopa che metteremo sempre alla solita distanza, cioè 4 metri. Però da questa parte avremo i due palloni, ognuno per bambino. Bambini per 30 secondi dovranno fare, partendo sempre dietro al manico di scopa, andare dritti verso il proprio pallone, lo dovranno toccare e il lato per tornare alla scopa dovranno farlo all'indietro, ok? Il tutto per 30 secondi. Facciamolo vedere un secondo, Angie, mettili la scopa. Fede, tu fai vedere come sarebbe l'esercizio. Quindi al mio via partirete tutti e due da lì, vai Fede, dietro la scopa, al mio via vai. No, avanti, avanti, primo lato avanti, vai. Vai, si tocca il pallone, si tocca, si passa e si torna indietro. Si arriva sempre lì dietro e si riparte.
ok, a posto, ok? Quindi i bambini avranno, ognuno andrà alla propria velocità, avranno il loro pallone, ok? 30 secondi è perfetto, se sei morta, ti fermi prima e non succede niente. Più vicini? Lo vuoi più vicino, vabbè. Così va bene? No. Vai, vai lì. Gli ultimi 30 secondi, ragazzi, 3, forte, 2, 1, via! Veloce, veloce, Fede, si tocca il pallone e si torna indietro, all'indietro. Guarda dove vai te. Si supera la linea e si riparte, via. 10 secondi sono andati. Forza, 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 dai. Vai, Ciccio, vai. Dai, tocca il pallone. No, all'indietro, all'indietro. Dai, Fede, gli ultimi 10 secondi sono due lati. Dai, muoviti. L'ultimo, l'ultimo all'indietro, forza. E non cadere. Ok, perfetto. Ok, grazie mille, com'è stato? Un po' più duro dell'altra volta, perché di fatica, vero? Allora, come sempre, questo era duro, quindi basterebbe fare una volta. Se avete tanta forza e volete ripetere, ancora meglio, altrimenti direi che basta così. Ci vediamo la settimana prossima, grazie a tutti e ciao a tutti. Ciao.